Palworld sta facendo bene ai giocatori e sta facendo bene a Nintendo. Abbiamo parlato di plagio, di denunce, del fatto che gli sviluppatori hanno sicuramente usato l'intelligenza artificiale, mentre nel tempo libero si dedicano al satanismo. Ma mentre il giochino in questione se ne frega, continua a vendere milioni e ad annegare nei suoi bug, l'industria del gaming, Nintendo e Pokémon fanno esattamente ciò che devono. La notizia arriva da Andy Robinson, giornalista dello staff di Video Game Chronicles, che già in passato ha saputo dimostrarsi una fonte affidabile per notizie non ufficialmente confermate. Secondo le sue informazioni, The Pokémon Company avrebbe preso molto seriamente le critiche fatte a Pokémon Scarlatto e Violetto, sia da parte dei giocatori che della stampa. Come probabilmente ricorderete, i due giochi in questione sono stati rilasciati in una condizione tecnica a dir poco preoccupante, con delle prestazioni mediocri o del tutto insufficienti in termini di frame rate e con un comparto visivo parecchio indietro anche rispetto alle limitate capacità tecniche di Nintendo Switch. Nessuno ovviamente si aspettava chissà quale magnificenza estetica, ma almeno un gioco con una buona direzione artistica e una componente tecnica che non minasse la generale giocabilità del prodotto. Per questi motivi Scarlatto e Violetto in genere viene considerato come un passo indietro per il franchise di Pokémon, che con Arceus invece aveva dimostrato la volontà quantomeno di rinnovarsi e di migliorare, senza quindi riuscire davvero ad evolversi ulteriormente con il nuovo capitolo. Quindi, senza ombra di dubbio, appare quantomeno curioso che una notizia del genere riguardo The Pokémon Company e Nintendo raggiunga la rete proprio in questo momento mentre si fa un gran parlare di Palworld. In via ufficiale Nintendo ha rilasciato soltanto un paio di dichiarazioni, limitandosi a dire che interverrà per valutare se il gioco stia in effetti violando i copyright del franchise di Pokémon. Ma come abbiamo discusso nel video precedente, è poco probabile che possa accadere qualcosa in questo senso, perché probabilmente sarebbe già accaduto e perché tanti altri giochi a questo punto rientrerebbero tra le possibilità di denuncia. Queste nuove informazioni su The Pokémon Company quindi sono arrivate appunto da un giornalista, ma in realtà va benissimo anche così. E va bene così perché ciò che importa non è tanto che delle dichiarazioni siano ufficiali e che ci sia una vera e propria presa di posizione agli occhi dei giocatori, ma è fondamentale che si crei quel chiacchiericcio, quella insofferenza, quel semplice sollevare il problema e parlarne a un largo pubblico di giocatori, che a conti fatti è ciò che interessa e che spaventa i publisher, e che potrebbe spingerli a prendere delle decisioni molto specifiche sui progetti futuri. Io credo che noi dobbiamo riflettere soprattutto su una cosa. Se osserviamo la situazione in maniera oggettiva, Pokémon può tranquillamente rimanere quello che è senza apportare nessuna modifica, perché Pokémon è una istituzione. È un gioco che costa poco produrre e che garantisce automaticamente dei guadagni straordinari. Pokémon è videogame, è cartoni animati, film, magliette, giocattoli, carte, parchi a tema, eccetera, eccetera, eccetera. Pokémon ha superato come nome quello stadio in cui devi ancora dimostrare qualcosa. Pokémon viene comprato a scatola chiusa da milioni e milioni di videogiocatori e dai loro genitori, garantendosi degli introiti spaventosi anche solo in virtù del proprio nome. Detto in parole povere, Pokémon è un marchio potente. Pokémon è Apple, Pokémon è PlayStation, Pokémon è l'associazione automatica di valore che diamo a un nome. Se sei Pokémon, semplicemente vendi. Ma se da una parte Pokémon non ha il bisogno di cambiare e di evolversi, dall'altra parte Pokémon non sta guadagnando quanto potrebbe. Il successo commerciale di Temtem, le recensioni entusiastiche di Cassette Beast, il fenomeno virale che è subito diventato Palworld, sono una chiarissima dimostrazione di quanto i giocatori abbiano fame di esperienze che il franchise di Pokémon potrebbe soddisfare. Nel caso specifico di Palworld siamo in un genere diverso, ok, ma Pokémon ha il nome, i fondi e
e il supporto di design necessario a raggiungere un pubblico molto più ampio di quello che ha attualmente. Un pubblico che è lì, un pubblico che vuole spendere per esperienze che non porterebbero il franchise a snaturarsi. Pur senza tradire le proprie radici, Pokémon deve però essere disposto ad evolversi. Non per forza ovviamente nella direzione dei survival, quella è la strada di Palworld e a Pokémon non gliene deve fregare nulla. Ma se vuole andare avanti, deve essere disposto ad aggiungere elementi strutturali al proprio gameplay, espandere il concept ed allargare il target di riferimento. Zelda lo ha già fatto in maniera brillante nel passaggio da 2D a 3D e in seguito di nuovo nell'apertura all'open world. Mario ha regolarmente delle idee brillanti con cui riesce a reinventarsi, gimmick talmente profondi da poterci costruire intorno un intero videogame, dall'acqua di Super Mario Sunshine ai pianeti di Galaxy, passando per le trasformazioni di Odyssey e il level design di Wonder. Come dicevamo in un video precedente, Nintendo è bravissima nel formulare ed applicare idee originali che danno personalità ai propri franchise. Ma i videogame di Pokémon, al momento, hanno tutto fuorché personalità. Il nome di Pokémon, già di per sé potente, può generare più soldi per Nintendo di quanto non stia facendo in questo momento. E dalla prospettiva di un publisher, i guadagni sono uno dei principali elementi da considerare prima di decidere in che direzione muovere i propri progetti. Pokémon può toccare una fetta di pubblico più ampia, può recuperare una fetta di pubblico che magari ha smesso di comprare questa serie perché capitolo dopo capitolo si è accorta che cambiava davvero poco, che c'era stanchezza. FIFA vende ogni anno cambiando le maglie, Pokémon ha fatto sicuramente qualcosina in più, non voglio paragonarlo a FIFA, ma tra tutte le IP controllate da Nintendo, Pokémon è senza ombra di dubbio quella che ha ricevuto meno cura da Nintendo nel corso degli anni. È giustissimo guardare le vendite di un prodotto, non possiamo sicuramente prendercela con Nintendo perché prende le proprie decisioni basandosi sugli introiti, ma fra tutte le aziende che oggi lavorano nel mondo del gaming, Nintendo è anche un sinonimo di qualità. Nintendo è l'azienda stronza, quella che denuncia tutti, quella che fa chiudere i lavori dei fan, quella che non riduce il prezzo dei suoi giochi nel tempo. Ma Nintendo è anche l'azienda che non sbaglia un colpo, quella che quando ti rilascia un gioco sai che sarà, nella peggiore delle ipotesi, un ottimo videogame. Nella migliore, una pietra miliare nella storia del gaming. Ha fatto le sue cappellate, ha tirato fuori roba abbastanza assurda, stile Nintendo Labo, Wii Music, e negli anni ha creato anche qualcosa di discutibile come Metroid Prime Federation Force, Star Fox Assault, ma in linea generale, tra tutti i publisher del mondo del gaming, Nintendo ha la qualità media più elevata in assoluto, a prescindere da quanto ci piaccia o meno. Ecco, i videogame di Pokémon da qualche anno a questa parte, da svariati anni a questa parte, non aiutano il buon nome di Nintendo. A mio parere è davvero triste che franchise di altissima qualità come Earthbound, Golden Sun, F-Zero, Pilotwings e tanti tanti altri siano finiti nel dimenticatoio per vendite considerate insoddisfacenti, nonostante però contribuissero ad accrescere il prestigio di un'azienda che rimane comunque amatissima dai giocatori di tutto il mondo. Nintendo non ha mai avuto i tracolli di immagine che hanno colpito negli anni Ubisoft, Electronic Arts o Activision. E allora perché accettare che un franchise come Pokémon non risplenda quanto potrebbe, quanto dovrebbe? Non importa che il catalizzatore, il trigger sia la qualità di Cassette Beast o le vendite colossali di Palworld. Ciò che serve adesso a tutti noi giocatori è che Nintendo renda giustizia alle proprietà intellettuali che ha costruito nel corso degli anni. Tutte! Anche quelle come Pokémon, che devono vivere continuando a crescere e a reinventarsi. La stagnazione non piace a nessuno, specialmente quando è accompagnata da un gigantesco talento che viene sprecato. Sono curioso naturalmente di sapere come la vedete voi, ragazzi.
Io posso dirvi che sto continuando a divertirmi con Palworld, c'ha una quantità di bug che non si può spiegare, ma è comunque carino e vi consiglio di provarlo se non l'avete ancora fatto. Iscrivetevi al canale, se volete potete supportarci con i link che ci sono qui sotto nella descrizione del video. Venite a trovarci su Discord o su Twitch, ci sono i link qui sotto. Per questo video è tutto e noi ci sentiamo alla prossima.